Andrea. Diana. Beh, coach, ma come mi chiamano tutti a Brescia, mister. Beh, è stata la città che mi ha lanciato nel panorama del basket, è una città che negli anni mi ha trasmesso tanta umanità e con cui ho legato molto. È una realtà in rapida ascesa, che sta scalando le vette del panorama del basket italiano e che anno dopo anno sta cercando di alzare sempre di più i propri obiettivi. Beh, e non sono l'unico, direi che negli anni tanta livornesità è passata da Brescia. A 30 anni ho deciso di smettere di giocare a basket perché non ero mai arrivato a giocare in Serie A e provare la carriera da allenatore e provare ad arrivarci in Serie A da allenatore. Beh, 2 anni fa diciamo che il sogno si è realizzato. Il prossimo sogno è da persona ambiziosa voler vincere uno scudetto da allenatore. Un'esperienza entusiasmante, un'esperienza che accrescerà molto la conoscenza del basket e soprattutto ci permetterà a 360 gradi di crescere tutti. È grande emozione e non vedo l'ora di poter vedere questa bambina e di poterla accogliere nella nostra famiglia e di crescerla giorno dopo giorno. Chico la vorrebbe chiamare Attilia, non è che il nome ci piaccia molto, decideremo proprio alla fine. Inizia la nuova stagione, una grande sfida, seguiteci e trasmetteteci tutto l'entusiasmo come avete fatto in questi anni, ancora di più perché l'asticella si alza, noi insieme a voi non molleremo mai e cercheremo di portare il basket Brescia più in alto possibile.